È un assassino efferato, ma uccide solo gli esseri malvagi. Ha una spada di ferro, ma per i mostri ne usa una d'argento. Non ha una patria, ma arriva ovunque chiedano il suo aiuto, perché lui è Geralt di Rivia e il suo destino è segnato. Il suo nome era Geralt di Rivia. Era un Witcher, uno sterminatore di mostri. Un lavoro insolito, spezzare la maledizione che gravava sulla figlia del re. Sarebbe bastato passare la notte con lei, dal tramonto all'alba. Se non fosse stata una bestia mortale, una strige, il responsabile della maledizione venne giustiziato. Thank you.
Il Witcher spezzò la maledizione e ottenne gloria e fama. Il mondo cambiò con l'arrivo della Grande Guerra, l'era della spada e dell'ascia, l'era del disprezzo. Geralt di Rivia scomparve e venne presto dimenticato. Ma questa è un'altra storia.